Il 27 luglio 2022 è stata presentata al Dams Lab una nuova webserie che verrà realizzata all'inizio di settembre grazie al contributo dell'università e dei suoi studenti. La serie, intitolata Universitas Tenebrarum, nasce da un'idea di Alessandro Rossi Michele Mellara e vuole portare in scena la vita universitaria in chiave umoristica, raccontando la vita di un gruppo di professori che annaspano nella quotidianità, generando situazioni comiche, buffe e sopra le righe. Abbiamo colto l'occasione per chiedere agli autori qualche curiosità. Alessandro Rossi, e sono un regista soprattutto di documentari, ma non solo, anzi sono mezzo regista, l'altra metà è lui. Io sono Michele Mellara, lavoriamo insieme da tanti anni, facciamo principalmente cinema documentario, ma anche fiction ogni tanto. Oggi abbiamo presentato il progetto di webserie, che si chiama? Universitas Tenebrarum, che è una serie comico umoristica sull'università, un'università inventata. Inventata, ma basata su quello che abbiamo potuto incontrare nei nostri anni di attraversamento del mondo universitario, prima come studenti e poi come docenti a contratto. Nella mia esperienza come docente a contratto c'è un terzo, c'è circa un Un terzo. terzo. Un terzo. Io sono più sui 5 ottavi. Così si guardava. All'inizio era nata come una serie più standard, di episodi di 25 minuti ciascuno. Avevamo scritto una prima stagione di 12 episodi. Il progetto ha subito molte riscritture e siamo arrivati alla fine con questo format più per il web, cioè di episodi brevi che possono essere fruiti anche da uno smartphone. Le parti degli studenti sono basate un po' su dei tipi. Ci siamo un po' ispirati a quello che annusiamo quando stiamo di là dalla cattedra, quando li vediamo che vengono a ricevimento. In realtà poi forse c'è dentro anche quando noi eravamo dall'altra parte della cattedra, e poi c'è moltissima immaginazione, perché non è appunto, non è un resoconto del reale, ma anzi va verso il surreale, va verso una comicità a tratti anche grottesca, satirica. Io sono Ines, studentessa del CITEM, e sono con i miei colleghi che stiamo facendo il laboratorio. Io sono Michele, svolgerò il ruolo di segretario di edizione per il laboratorio e abbiamo scelto questo laboratorio per poterci formare curricularmente e poter aggiungere comunque questa opportunità all'interno del nostro percorso per poter poi magari accedere un futuro sempre a questi posti di lavoro. Io mi chiamo Samuele, anch'io frequento il CITEM. Sono entusiasta di questa cosa perché è la prima volta e penso che sia un'occasione importante che viene data agli studenti perché per poter entrare nel mondo del lavoro è molto, secondo me, molto, molto importante e prezioso poter lavorare con delle persone che lo fanno già, che sono dei professionisti e delle professioniste. Gli studenti della BSMT, Scuola di Musical Theater, i quali parteciperanno come attori, hanno condiviso con noi le loro prime impressioni sulla serie. Io mi chiamo Simone e interpreto il ruolo del nerd. Io sono Maria e interpreto Laura. Io sono Claudia e faccio la Valchiria e la segretaria sexy. Io sono Alice e faccio la saccente. Io sono Mattia e interpreto il ruolo del bello. Io sono Maria Teresa e interpreto il ruolo della studentessa stupidina. Non sapevamo cosa aspettarci, non sapevamo niente della serie. Ci sta sempre di più convincendo perché c'è un bellissimo staff, il regista è molto carismatico, comunque il progetto è un progetto che ha grandissime fondamenta e che può avere, secondo noi, un bellissimo successo. È anche il nostro primo progetto, ci siamo appena laureati, siamo molto curiosi e anche un po' emozionati. Allora, noi abbiamo fatto lezione quest'anno con Michele Mellara, di recitazione cinematografica. E appena ci ha proposto la possibilità di fare le audizioni per questa serie, diciamo che tutti noi siamo stati enormemente felici di poter accettare e di avere appunto questa opportunità, anche perché venendo dal mondo del musical non è che fossimo tutti abbastanza consapevoli di quello che poteva essere un approccio alla telecamera, al mondo del cinema o anche delle serie TV. Sarà una grande, bella avventura tutti assieme che siamo entusiasti di iniziare. Linea allo studio. Lancio una cosa, visto che è una webserie, chi vedrà questo servizio e fosse interessato non solo a mantenersi aggiornato rispetto alla webserie, ma anche, come dire, esprimere un'opinione, a dire la propria, ci scriva a questo indirizzo info@mammutfilm.it, perché non lo facciamo per tenerla nel cassetto o per dirci quando siamo bravi, bensì per
per arrivare comunque a comunicare e a relazionarci con il mondo dell'università. Noi, al contrario dei professori della serie, risponderemo alle mail. Noi rispondiamo.